Gonzato, la Betafens rappresenta un po' lo specchio di quello che è il momento economico in Italia, azienda in salute che chiude non per ragioni squisitamente produttive ma per altro. Esattamente, questa è esattamente la vergogna di alcune scelte industriali, di soggetti che non stanno neanche in questo paese e che decidono le sorti di 155 famiglie e le sorti industriali di un'azienda importante per il territorio. Questo non è accettabile e soprattutto non è accettabile per il paese, quindi ci aspettiamo che l'incontro del 1° febbraio il governo metta in campo tutto quello che è necessario per far cambiare idea a chi ha messo in campo questa scelta, ma soprattutto per rilanciare questa azienda che è importantissima per il territorio ma importantissima per il paese. L'appuntamento del 1° settembre probabilmente è il primo step di una vertenza che si preannuncia comunque lunga e complicata. Esatto, è il primo incontro all'interno del quale cercheremo di capire qual è la posizione del governo e ovviamente cercheremo di capire rispetto alla posizione del governo cosa noi metteremo in campo. Una cosa è certa, se non ci saranno risposte precise da parte del governo, assunzioni di responsabilità all'interno delle quali non si chiude questa azienda e si vada verso il rilancio, sarà una discussione. Altrimenti, come dire, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per far cambiare idea sicuramente all'azienda ma anche al governo in questo caso. Per concludere, durante l'assemblea lei ha detto che la Betafens è una vertenza nazionale. Esatto, la Betafens è una vertenza nazionale perché se passa il messaggio che si può chiudere un'azienda che ha del lavoro, che fa utili in questo paese, possono essercene mille nel resto del mondo utilizzando la scusa, la totale scusa del Covid, che è palesemente una scusa, questa è un'operazione finanziaria che di industriale non ha nulla.